Seduta straordinaria di Consiglio Comunale a Minervino Murge, il sindaco Lalla Mancini ha consegnato la cittadinanza onoraria al manager e produttore musicale di fama internazionale Michele Torpedine. Il servizio di Marilena Pastore. Una seduta di Consiglio Comunale straordinaria, quella del 27 luglio scorso a Minervino Murge, nel corso della quale il sindaco Lalla Mancini ha consegnato la cittadinanza onoraria al manager e produttore musicale di fama internazionale Michele Torpedine, che a soli 6 mesi partì da Minervino Murge con la sua famiglia alla volta di Bologna. È diventato poi, nell'arco di 40 anni, uno dei più importanti manager e produttori musicali internazionali. Ha prodotto tra gli altri Giorgia, Bocelli, Pino Daniele, solo per citarne alcuni, e da anni sta seguendo il volo. I tre giovanissimi tenori che, noti in tutto il mondo, sono giunti anche alla corte di Barbara Streisand. Cosa rappresenta per lei questa cittadinanza onoraria? In realtà il legame non si è mai reciso. No, mai, anche perché a casa mia parlavano minervinese, perciò se parlate in dialetto vi capisco, Non ho mai avuto l'occasione, anche se ho fatto il militare a Barletta, però non avevo abbastanza soldi per prendere taxi e andare a vedere. L'inizio è stata dura per noi, infatti noi siamo la classica famiglia emigrata al nord. Poi le cose sono andate bene, per fortuna, però insomma è stata dura all'inizio. E come tornare a casa? Sì, per me sì, infatti anche perché è stata una bella scoperta vedere. Mi avevano sempre descritto Minervino come un piccolo paese abbandonato, poca gente, un po'. Invece ho visto una cosa meravigliosa. Da quanto tempo mancava? Da sempre, avevo sei mesi quando mi hanno portato a Bologna. Per fortuna Bologna, perché è una città importante per la musica, è nato tutto lì poi. Però io quando mi chiedono di dove sono, cose varie, non dico mai di Bologna, dico sempre pugliese. Perché mi piace il fatto, mi piace molto la Puglia, il Salento, mi piace il mare, mi piace l'alimentazione pugliese, cioè mi piace, sono proprio attaccato alla Puglia. È una promessa di ritornare? Sì, credo che meriti qualcosa di più importante, come un festival, qualcosa, e portare la musica qua. Ci si può provare, vediamo. Minervino si ricongiunge ad un figlio importante. Certo, ed è questo vuol dire essere radice. Volare in alto con i rami, certo, bisogna andare lontano perché bisogna acquisire professionalità e bisogna appunto avere questo respiro internazionale, però quando poi si ritorna con la professionalità, l'eccellenza, non può che goderne il paese, anche solo per un giorno. Abbiamo strappato una promessa a Michele, tornare ma con l'idea di valorizzare ancora di più questo territorio, perché certo, no? Certo, perché no? Lui ha un nome del nostro santo patrono, San Michele, che veramente possa cercare di illuminarlo e di far sì che il nostro paese possa volare in alto dal punto di vista turistico, della cultura, ed essere presente così nel panorama turistico di tutta la Abate e anche della stessa regione. E sui banchi del Consiglio Comunale di Minervino questa volta ci sono ospiti d'eccezione. Infatti, ad accompagnare Torpedine in questa cerimonia particolare, densa di spunti nostalgici ma anche di entusiasmo e soddisfazione, proprio i giovani tenori del Volo, straordinario mix musicale dal successo internazionale. Cambieremo Minervino!